bentornati sul mio canale. Allora, amiche mie, oggi parleremo dei prodotti terminati per quanto riguarda l'igiene della nostra casa, perché io lo dico sempre, anche se abbiamo un canale di make up, beauty, anche noi facciamo pulizie e quindi è giusto far vedere le cose che utilizziamo per pulire la nostra casa, ma anche la nostra postazione make up. Allora, prima di iniziare, ragazze, vi presento la terza palette regalatami dalla mia amica Veronica, che saluto, la bambina mai cresciuta, e il make up di oggi è questo qui. Spero vi piaccia. E abbiamo utilizzato questi colori qui, che sono, allora, ho utilizzato questo bel mattone qui, poi ho utilizzato questo qui, questo beige marroncino chiaro, questo shimmer qui, ragazzi, è bellissimo, aspettate, ve lo faccio vedere. Questo shimmer l'ho utilizzato per la palpebra fissa qui, e poi per l'arcata sopraccigliare ho utilizzato questo qui, se non erro, fatemi vedere perché dalla telecamera vedo il contrario. Sì, ho utilizzato questo qui. Poi ho fatto un po', mischiato un pochettino mentre sfumavo. Comunque il make up è riuscito bene. E questa qui è la nostra terza palette. Mi piace questa cosa che vi faccio vedere i make up durante il video, perché comunque molte di voi mi dicono: oh Ivana, che bel make up che hai oggi! E siete in tante che me lo dicono, e quindi mi fa piacere. Ma inizio. Primo prodotto terminato, ragazze, è questo qui della CIF, che contiene candeggina, la profumazione è alla lavanda, 100% igienizzante. Ancora non riesco a parlare bene, scusatemi, ho ancora i punti. Comunque 100% igienizzante, comunque a me piace tantissimo. Allora, naturalmente sono sempre mischiati, eh? Poi, terminato aceto Conad, voi lo sapete, l'aceto ormai entra nelle nostre case da tanto tempo perché ci aiuta a pulire, igienizzare tutti gli elettrodomestici della nostra casa, ma anche gli indumenti, e quindi ottimo. Poi, terminato un pacchetto di Swiffer per la mia scopa, sono 21 panni, ottimi, devo dire mi trovo benissimo, anche perché io ho proprio la scopa della Swiffer, quindi mi trovo benissimo. Poi, terminato un Lindor per la lavatrice, buonissimo, lavanda alpina, ottimo ragazze, ed è un 50 lavaggi, era un 3 litri di prodotto, è durato tantissimo, devo dire, perché bastano veramente uno o due tappini e fa una bella schiuma, una bella profumazione, quindi piaciuto, e poi non costa nemmeno tanto. Ah, dimenticavo, YouTube ogni tanto fa dei cambiamenti. Prima, ad esempio, per entrare nel nostro info box bastava premere una freccetta ed entravi. Adesso, se volete entrare nell'info box per vedere ciò che io comunque vi lascio, l'info box si apre attraverso dove c'è scritto visualizzazioni altro, dove c'è scritto visualizzazioni altro, premete e vi esce tutto l'info box e potete vedere tutte le informazioni, tutto ciò che comunque noi mettiamo nel nostro info. Ma andiamo avanti. Allora, terminato spray multisuperficie igienizzante, questo qui era una confezione a 3, quindi usciva un solo dosatore spruzzino, un solo spruzzino per tutte e tre, e comunque anche è stato ottimo, devo dire ottimo. Questo qui era un 750 ml. Andiamo avanti. Poi, allora, terminato un list al limone, penso si pronuncia list, al limone, ottimo per i piatti. Allora, ragazzi, ultimamente compriamo prodotti comunque sempre in promozione, perché purtroppo la vita è cambiata, i prodotti sono aumentati, sono cari, gli stipendi però non aumentano mai, sono sempre uguali. Comunque, dove possiamo risparmiare, risparmiamo, anche se devo dire che comunque è un ottimo prodotto, comunque ci è piaciuto, e poi comunque è un prodotto italiano, quindi. Poi,
terminato Nelson. Questo qui comunque anche quando lo trovo in offerta lo devo sempre acquistare. Carboni attivi, 100% riciclabile, 100% di energia verde e 25% di plastica riciclata. Quindi ci piace. Scusate per la mia voce ragazzi, ma io non riesco ad alzare troppo il volume della voce perché comunque ho paura che qui si rompe qualche punto. Comunque mancano pochi giorni e poi andiamo a togliere questi punti. Andiamo avanti perché ho terminato Vernel. Adoro 20 lavaggi alla lavanda, 1,5 litri, ottimo, adoro Vernel. Comunque anzi qui ragazze sono profumo di Vernel alla lavanda perché è uscita ancora qualcosina dalla busta qui. Allora, questi qui erano un pacchetto, mi sembra, Natura, mi sembra di bicchieri di plastica, se non erro, comunque terminati anche questi. Ma andiamo avanti, andiamo, c'è qualcosa dentro, questo qui. Poi, terminato anche un altro Nelson, però questa volta il melograno, ragazze. Ottimo anche questo qui al melograno, fa tantissima schiuma e si sente proprio questo odore di melograno e piaciuto. Poi terminato uno spray per le zanzare, finalmente le zanzare sono andate via, quindi abbiamo terminato l'ultimo prodotto Autan, comunque ottimo questo prodotto. Le zanzare ci vediamo l'anno prossimo per le zanzare. Poi questo qui, erano delle buste per la pattumiera, erano viola, dei sacchetti viola, voi lo sapete, io li amo comprare questi sacchetti viola, viola, rosa, li adoro, e comunque li ho terminati, erano 15 sacchetti, ottimi, questi qui li comprai da Ticotà. Poi, abbiamo terminato un bel pacchettone. Di rotoloni, questi qui, ottimi, bel pacchettone di rotoloni. Poi altri bicchieri in plastica, bicchieri in plastica, io li uso perché il pranzo per me è sempre un pranzo veloce, di tovaglioli. Allora, questi qua erano dei guanti della Conad, ottimi devo dire, li ho ancora in uso, non si sono rotti e quindi ottimi. Io come taglia prendo la M, qui era un paio, comunque ottimi. Allora, questi qui ragazzi erano i tovaglioli di Halloween, molto carini, li ho utilizzati in questo tutto il periodo di ottobre per comunque fare un po' l'atmosfera di questo periodo, ottimi, molto carini. Pacchettoni di carta igienica Lovely, buono. Poi carta igienica rosa della Fox, se non erro, sì, troppo bella questa carta igienica rosa, è molto profumata, bellissima. Poi avevo comprato anche i rotoloni uguali ai tovaglioli per quanto riguarda Halloween, anche i rotoloni molto simpatici da tenere in cucina in questo periodo. Poi un altro pacchetto sempre di tovaglioli di Halloween. Poi cosa abbiamo? Abbiamo un altro l'indoor lavatrice, sempre alla lavanda, perché ne ho presi due, era una confezione da due o da tre, non ricordo. Altro prodotto terminato ragazzi è questo qui dello Spix Pan in crema. Allora io non adoro questo prodotto, questi prodotti in crema sul piano cottura non mi piacciono, perché li va un pochettino a graffiare. Poi non sono facili da risciacquare, comunque però sono prodotti che compra mio marito,
Io l'ho detto più volte che a me questi prodotti in crema non piacciono, ma lui da una parte gli entra e dall'altra gli esce, perché tutto quello che trova in offerta lui compra. Comunque, e poi comunque io sono obbligata a terminarli, perché poi non mi va di comprare un prodotto e non terminarlo. Mi piace, non mi piace, comunque io cerco sempre di terminarlo. Poi, Tesori d'Oriente. Straordinario, la profumazione sui nostri capi dura tantissimo. Il profumo è quando apri la lavatrice, si sente proprio questo profumo ed è bellissimo e rimane a lungo sui nostri bucati e non dà nemmeno fastidio perché le profumazioni sono buone, proprio buone da sentire. Quindi ottimo anche questo qui. Poi ho terminato questo deodorante per ambiente in 300 ml, questo qui della Conad, ottimo, freschezza di bosco. Comunque, diciamo questo qui mi dà un po' più l'aria natalizia con queste pigne disegnate, mi dà proprio quella sensazione natalizia. Vediamo se ne esce un po'. Sì. Si sente proprio buono, mi dà la sensazione, lo voglio ricomprare per il periodo natalizio perché quando lo spruzzavo mi dava proprio questa sensazione del Natale, bellissimo. Poi terminato spuma di champagne bianco puro per bianchi e colorati brillanti, 1485 ml, quindi 1,5 litri, 33 lavaggi, buono anche questo qui. A me è difficile che boccio qualche prodotto, ragazzi, per l'igiene della casa, perché per me sono tutti ottimi, la maggior parte. Ne è uscito un altro, vi avevo detto che erano due o tre prodotti acquistati insieme in promozione, comunque ne erano tre e quindi ne è uscito un altro, erano tre confezioni, eccoli qui, e quindi ottimi. Allora, io con questo concludo, ragazze. Vi ho fatto vedere anche questo mese tutti i prodotti terminati per l'igiene della mia casa. Spero che il video sia stato di vostro gradimento, che magari vi ho dato come sempre qualche consiglio. Vi mando un fortissimo bacio, un abbraccio e vi ringrazio sempre per tutti i bei commenti che mi fate, per tutti i like e tutto. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!